Questo cartoccio di linguine è uno scrigno prezioso al sapore di mare. Ed è saporito assaio. La prima cosa che ho fatto è stata lasciare in ammollo le nostre vongole in acqua salata, fresca, per circa 2 ore. In questo modo hanno perso la loro sabbia. Mo' andiamole a sciacquare. Elimino l'acqua e le sbattiamo un pochino. In questo modo perderanno completamente la loro sabbia. Ma le sciacquiamo. Eccole pulite. Passiamo alle cozze. E puliamo anche queste. Solito procedimento. Prima cosa da fare è strappare il biso. In questo modo. E poi sotto a un filino d'acqua andiamo a grattare via le impurità con un coltellino. È il turno dei calamari. La prima cosa da fare è staccare il ciuffo. Poi sotto al rubinetto andiamo a pulire l'interno. Sventriamoli e rimuoviamo anche la pelle. Puliti, pronti per essere tagliati. Facciamo entrare la lama, così dividiamo a metà. E poi otteniamo dei quadrati. Quindi tagliamo prima in un senso e poi nell'altro. Mettiamo da parte i nostri calamari e per finire ci occupiamo degli scampi. Tacchiamo tutto, anche i baffi, le zampette e poi il carapace. Incidiamo il dorso e poi rimuoviamo l'intestino. Ho messo a scaldare un bel tegame capiente e ci verso dentro le cozze e le vongole. Chiudiamo subito e di tanto in tanto scuotiamo in questo modo, così faremo dischiudere meglio le nostre cozze e vongole. 4-5 minuti dopo si sono schiuse e possiamo andare a filtrare il liquido in un colino a maglie strette. Sgusciamo, mi raccomando, tenendone qualcuna da parte, sia le cozze che le vongole. È arrivato il momento di cuocere tutte queste bontà. Giro d'olio in padella. Paio di gambi di prezzemolo e profumiamo con gli spicchietti d'aglio. O a chi non piacciono possiamo anche togliere. Il fondo è ben caldo, possiamo cuocere i nostri scampi. Mi raccomando, facciamoli stare non più di un minuto, altrimenti diventano duri. Giriamoli già. Sono dorati, togliamo gli scampi. Se la temperatura è troppo alta possiamo ridurla un pochino e poi tuffare i pezzi di calamaro. Anche questi dovranno andare pochissimo, giusto un paio di minuti. Pronti, li metto insieme agli scampi. E in questo fondo, che adesso è diventato buonissimo, aggiungiamo i pomodorini. Li facciamo cuocere per 10-15 minuti, così resteranno belli polposi. Quindi è arrivato il momento di rimuovere i gambi di prezzemolo e gli spicchi d'aglio. È il momento delle linguine rummo. Le cuocio in acqua bollente e salata fino a metà cottura. E ora completo la cottura in padella. E ogni volta che ce ne sarà bisogno, bagno le linguine con l'acqua di cottura di cozze e vongole. Ricordiamoci di non aggiungere sale, perché l'acqua di cozze e vongole è già molto sapida. Però facciamo sempre una prova assaggiando. È bene al dente, quindi posso aggiungere cozze, vongole e i calamari. Un po' di prezzemolo tritato, una bella mescolata per amalgamare tutte queste bontà. E per completare la cottura al cartoccio dobbiamo passare le linguine in forno. Generosa porzione di pasta qui al centro, qualche cozza e qualche vongola che abbiamo tenuto da parte. E poi un bello scampo, uno per ogni cartoccio. E per una cottura ottimale e per permettere all'umidità di restare all'interno utilizziamo un foglio di carta forno che poi viene avvolto da un foglio di alluminio. Facciamo una bella caramellona e ripetiamo. E mano a mano li mettiamo sulla teglia. Giusto 10 minuti di forno a 220 gradi. Il segreto per un buon cartoccio è portarlo a tavola e aprirlo al momento, così da far sprigionare il profumo di mare. E chi resiste? Facciamo subito l'assaggio. Eh sì, è saporito assai.